Taglio del nastro all'insegna del divertimento per la quarta edizione del Festival dell'Innovazione della Scienza Settimo Torinese. Domenica 16 ottobre la Biblioteca Archimede ha ospitato i laboratori di Robottiamo, la festa della robotica che tra dimostrazioni ed esperienze interattive ha avvicinato i bambini di tutte le età al mondo dell'automazione e dell'intelligenza artificiale. Questo angolo qui è robotica educativa, noi partiamo dagli 0 fino ai 14-15 anni con dei laboratori che introducano i bambini alla programmazione, al coding appunto. Qua c'è un laboratorio per i bambini più piccoli con delle pinne robotiche, loro iniziano ad interagire appunto con la programmazione e fanno manualmente praticamente una programmazione. Questa pinna qua si direziona dove loro desiderano. Invece negli altri spazi ci sono dei mattoncini Lego legati a un programma di animazione virtuale che si chiama Scratch, appunto sempre per introdurre i ragazzi alla programmazione. Loro costruiscono e poi agiscono sul computer attraverso i Lego e il programma Scratch. Ho appena fatto un'astronave che si può comandare attraverso una specie di telecomando che se l'inclini così giri verso destra e così verso sinistra, così su, così giù. E dove sei andato con questa astronave? Sono andato verso Marte. A giudicare dallo stupore che c'è in questa sala, qui si va ben oltre la robotica, oltre la fantascienza, onde cerebrali che stimolano il movimento di un robot, ma com'è possibile? Ma tutto questo è che la nuova tecnologia sta facendo passi da gigante, quindi siamo convinti che le nuove generazioni saranno sicuramente coloro i quali potranno utilizzare questa tecnologia per creare qualcosa di utile per la società. Com'è possibile che questo succeda? Quindi come funziona questo caschetto che voi fate provare ai ragazzi oggi? Allora, questo caschetto sostanzialmente funziona su un principio molto basilare, che nel momento in cui noi ci concentriamo su qualche cosa, e sviluppiamo un'intensità di un'onda che viene chiamata l'onda P300. Allora noi non facciamo altro che catturare con questo caschetto l'intensità di questa onda P300, l'associamo con l'azione predominante che il ragazzo vuole scegliere e siamo in grado di creare un movimento di traduzione che poi si traduce in movimenti del robot o in movimenti di anche uno strumento elettronico. Cannucce, forbici, scotch, qui si costruisce una mano, qui i ragazzi costruiscono una mano, ma perché gli fate fare questa esperienza? Dunque, noi gli facciamo fare questa esperienza per far capire che in fondo, appunto, ma uomini e robot sono molto simili. Noi gli facciamo capire come tramite delle cannucce, che sono oggetti di tutti i giorni, molto semplici, si possa costruire qualcosa che sia appunto straordinario. In questo caso una costruzione articolata, ad esempio lampante. Costruiscono tramite delle cannucce quelle che sono appunto delle mani robotiche, facendo capire come funzionano le articolazioni nella mano e nel robot tramite appunto pistoni piuttosto che altro, e i tendini come tirano ogni dito e lo fanno diventare appunto magico, e quindi lo animano e lo fanno diventare umano.